Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Niente da fare per la Juventus di Maurizio Sarri. È arrivata questa prima fatidica sconfitta sotto la gestione tecnica dell'ex allenatore della Chelsea. Una sconfitta che fa male, 3 punti buttati. Invece la Lazio vola qua da 33 a meno 5 dall'Inter, a meno 3 dai bianconeri. Inter che vola più 2 sulla Juventus proprio dopo aver perso una grande occasione ieri sera di portarsi per la prima volta a più 4 sulla squadra di Maurizio Sarri. Una sconfitta arrivata nei secondi 45 minuti, ma l'episodio chiave di questa sera è arrivato ad inizio recupero nel primo tempo. Il gol di Luis Felipe sul cross di Luis Alberto, il gol del pareggio che ha dato comunque una motivazione, una forza in più agli uomini di Simone Inzaghi. Lazio 3, Juventus 1. Cadiamo malamente per la prima volta nella stagione. Il Liverpool rimane l'unica squadra imbattuta in campionato in questa stagione, però comunque da ora in poi comunque nessuna squadra è imbattuta se consideriamo tutte le competizioni, visto che anche i Reds sono caduti alla San Paolo contro il Napoli. Tornando al match di questa sera, una grande avvio per i bianconeri, ritorno al gol sull'azione che mancava da ben 49 giorni di Cristiano Ronaldo. Alla fine non è bastato alla formazione di Maurizio Sarri per raccogliere un successo che sarebbe stato fondamentale per il controsorpasso della Juventus dopo aver perso la testa della classifica 90 minuti fa, 7 giorni fa, con il Sassuolo, con un pareggio sicuramente sotto le aspettative, prima con la squadra di De Zerbi e quest'oggi la sconfitta contro la squadra di Simone Inzaghi. Bene l'inizio, Juventus comunque che ha aggredito i biancocelesti, è passato in vantaggio grazie al ritorno al gol di Cristiano Ronaldo su azione che mancava da ben 49 giorni, una grande triangolazione, prima il passaggio di Dybala che apre per Ronaldo per Bentancur, poi il passaggio dell'uruguaiano in mezzo per Ronaldo che fredda stracca coscia per il gol del vantaggio. Lazio però risponde con gli ultimi 10 minuti del primo tempo, una grandissima comunque Lazio nel finale del primo tempo, è arrivato il pareggio al minuto numero 46 con il colpo di testa e il gol di Luis Felipe che batte Szczęsny per il gol del pareggio. Grave l'errore di non aver marcato un giocatore come Luis Alberto, che questa sera ha siglato l'11° e il 12° assist del suo campionato, un campionato storico per Luis Alberto, l'uomo in più insieme a Immobile e insieme anche a Milinkovic-Savic che poi nel secondo tempo farà uno stop davvero davvero campione da numero 10, da lì davanti un giocatore fantastico Milinkovic-Savic che in uscita supera Szczęsny per il gol del 2-1, il gol che porta in vantaggio i biancocelesti. Prima di quel gol comunque è arrivata anche l'espulsione di Cuadrado, un altro episodio da segnalare. Fabbri comunque a me personalmente, non perché la Juve ha perso perché sono juventino, ma secondo me Fabbri questa sera era veramente inadeguato ad arbitrare un match di un'importanza come Lazio-Juventus, quindi boccerei clamorosamente, darei 3 a Fabbri per la partita di questa sera. Tanti episodi dubbi per l'arbitro di questa sera di Lazio-Juventus, che va a rivedere l'episodio, lo espelle Cuadrado dopo avergli dato il giallo. Ci stava comunque l'espulsione perché comunque era un'azione chiara da gol con Lazzari che sarebbe comunque andato a rete. Dopo l'espulsione di Cuadrado arriva il gol di Milinkovic-Savic e poi nella finale ci sono due episodi da parlarne. Prima il calcio di rigore sbagliato da Ciro Immobile, che quindi si ferma a 9 gare consecutive, è andato a segno in campionato, si ferma in questo momento, si ferma a 17 per quanto riguarda la classifica capocannoniere. Immobile che poi viene anche fermato da un grandissimo intervento di Szczęsny sulla ribattuta e poi nella finale un altro contropiede, Lazzari che comunque viene fermato da un ottimo Szczęsny e poi Caicedo che chiude definitivamente il match sul 3-1 finale. Un capo che fa male, sono deluso perché personalmente non mi sarei mai aspettato di perdere quella sera all'Olimpico, anzi per come comunque erano andate le cose pensavo anche di raccogliere i 3 punti con il ritorno al gol. Nel primo tempo comunque si era visto una grandissima Juve, una Lazio sembrata comunque al di sotto delle aspettative nei primi 35 minuti, poi la partita è cambiata dopo la palla di stracoscia sempre su CR7. Adesso dobbiamo reagire, il gruppo si vedrà comunque sempre più compatto, sono comunque convinto che lo scudetto lo vinceremo noi alla fine dell'anno, però questo meno 2 mi preoccupa per come è arrivato, perché comunque dopo un pareggio la Juventus doveva essere cattiva questa sera e cercare la vittoria all'Olimpico. Sapevamo che non era facile, però questa Lazio comunque sorprende sempre di più. Settima vittoria consecutiva e adesso il sogno scudetto che si alimenta sempre di più. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.